Sì, si vede. Perfetto, perfetto. Allora, io prima ho parlato più volte di fotografare la realtà, come questo è possibile farlo. È chiaro, adesso io vi sto parlando di una modalità, è una delle tante che si fanno in giro per l'Italia, una delle poche in realtà fatte con un sistema organizzato di software. Perché è stato utilizzato un software per varie ragioni. Uno è una ragione di carattere strategico per chi lavora, perché questa organizzazione del lavoro, questa modalità di lavoro ci consente di lavorare sul territorio e quindi di vedere con i nostri occhi, effettivamente, con la nostra attenzione, tutti i problemi, le criticità che ci sono e poi dopo suggerire degli interventi. Altri invece fanno diversamente, c'è chi lo fa con la fotografia, c'è chi lo fa semplicemente riportando degli appunti e organizzando la maggior parte del lavoro in studio. Nel nostro caso invece la maggior parte del lavoro viene svolta fuori, sul luogo, oggetto del censimento. Noi siamo organizzati con degli iPad e quindi abbiamo inserito all'interno dell'iPad dei software, perché tutto questo alla fine rientra, viene restituito, viene concentrato, riportato sul software principale che viene poi consegnato all'amministrazione. Perché è questo? Perché l'idea che stiamo portando avanti ormai da tanto tempo è quella di entrare nel meccanismo di gestione, del territorio, quindi all'interno del sito, entrare in relazione con il sito. È fondamentale perché, le azioni per la riqualificazione del territorio attraverso una programmazione prevista dal PEBA deve essere patrimonio di tutti i tecnici che hanno, la possibilità di consultare il sito e quindi i tecnici interni della manutenzione piuttosto che la segnaletica, piuttosto che, il verde, eccetera, eccetera, o i lavori, la manutenzione degli edifici e via dicendo. Questo è un po' come dire il segreto, cioè, come dicevo prima, noi se tutto questo lo confiniamo all'interno di una cartella, se volete anche informatica, ma all'interno di una cartella, all'interno di un server del vostro comune e nessuno indaga, nessuno lo controlla, evidentemente abbiamo fallito noi per primi in quanto realizzatori del progetto del PEBA. Allora, noi immaginiamoci di vedere, adesso noi qui stiamo vedendo una schermata, l'ultima scheda di un comune che è stato fatto recentemente, consegnato l'anno scorso, che è quello di Forlì, 1686 schede su poco più di una sessantina di strade che sono state analizzate. Quindi questo già come proporzione vi dà l'idea dell'attenzione ai particolari e che il fatto che le barriere architettoniche esistono davvero e non sono, e sono un percorso di guerra per le persone. E quindi l'attenzione è importante. Immaginiamoci di percorrere i percorsi definiti insieme con l'amministrazione, con gli iPad, attrezzati con dei misuratori laser, attrezzati con altri mezzi per poter misurare. Non so, se siamo all'interno di un edificio per poter misurare la luminosità degli ambienti, per poter misurare, per esempio, la forza sulle porte, la forza manuale per l'apertura delle porte, e via dicendo. Oppure se siamo fuori per misurare l'intensità del rumore di fondo, che ci può servire, per esempio, nel caso di attraversamenti all'interno di un determinato incrocio. Noi percorriamo, troviamo il classico marciapiede che termina con un gradino e allora ecco che noi andiamo a cercarci
qui una serie di soluzioni. Le soluzioni che noi vediamo sulla nostra destra, con i pulsanti, sono quelle più utilizzate all'interno della città. Questo però potrebbe non essere sufficiente e quindi andiamo all'interno di un capitolato e all'interno di questo capitolato andiamo a vedere qual è il problema specifico. Anche qui noi stiamo parlando di scivoli e quindi facciamo una ricerca. E quello che noi stiamo vedendo non è solo un elenco delle criticità, ma è anche un elenco di proposte prestazionali per eliminare quelle criticità. In questo caso, io adesso ho la finestra leggermente oscurata, ecco, io ho 25 soluzioni che sono legate al tema più generale degli scivoli. Quindi, rispetto a dove mi trovo e alla scelta che posso aver fatto per altri interventi similari, io mi vado a cercare lo scivolo. In questo caso, ho deciso che qua ci vuole, su questo particolare marciapiede, ci vuole uno scivolo utilizzabile, realizzabile attraverso l'asporto di materiale. Quindi seleziono lo scivolo, sto lavorando sull'urbano e quindi scelgo l'urbano e a quel punto mi si apre una finestra dove io riporto, ho già riportato la descrizione. Avrò qui un numero sequenziale che adesso non mi appare perché ovviamente il lavoro è terminato, però avrò un numero sequenziale che sarà lo stesso numero, lo stesso codice di collegamento con la cartografia in GIS. Quindi io avrò un codice dal GIS che mi ricollega a questa cartografia. Ma su questo, sul tema della gestione del GIS, poi Stefano Maurizio, che ci sarà la prossima volta, sarà molto più preciso di me. Ecco, io a questo punto che cosa faccio? Ho un marciapiede, misuro l'altezza. L'altezza è di 0,12 centimetri. Allora, 0,12 centimetri vuol dire che io posso spaziare da 1,50 m di sviluppo in lunghezza dello scivolo, oppure posso spingermi fino a 2,40 m. E c'è una bella differenza perché 1,50 equivale a un 8%, 2,40 cm di sviluppo equivale al 5%. Noi, come filosofia di approccio iniziale, ormai da tempo abbiamo adottato, ma tra l'altro per dire nel Veneto è anche diventata legge, abbiamo adottato scivoli, proponiamo scivoli al 5%. Per una ragione molto semplice. All'8% non tutti, anche se previsto dalla norma, anche se l'ultima pendenza prevista dalla norma massimo dice 8%, e molti lo fanno all'8%, l'8% non garantisce l'autonomia, il 2 e 5% invece sì. Poi abbiamo altre pendenze suggerite, ma qua dipende dalle regioni dove noi andiamo a operare. Il mio marciapiede è un classico marciapiede da 1,20 m, in cui abbiamo uno scivolo che proponiamo al 5%, e quindi facciamo 2,40 m. Lo scivolo è uno solo. Se poi voglio inserire una piazzola al termine dello scivolo, lo potrei benissimo pensare, scusate, qui ci metto una virgola perché altrimenti facciamo brutta figura, e quindi faccio una piazzola di 1,20 m per 1,50 m. Cioè la persona quando scenderà da quello scivolo, per 1,50 m, quando scenderà da quello scivolo, sarà perfettamente in una situazione con la carrozzina orizzontale ed in grado di attendere il proprio momento per attraversare e andare dall'altra parte della strada. L'intervento in questo caso è uno solo. E quindi io qui ho già fatto un'operazione. Non faccio altro che indicare il materiale di finitura superficiale, che lo individuo qua, andiamo sulle cose economiche, l'asfalto, inserisco la foto, nel caso dell'iPad noi le facciamo direttamente attraverso l'iPad e quindi cliccando inseriamo una qualsiasi foto, facciamo una prova, andiamo sulla scrivania, prendiamo un'immagine
Ecco, vabbè, non è la sua, però va bene lo stesso per dire che c'è un'immagine. Possiamo addirittura inserire anche un filmato se quell'intervento necessita di una contestualizzazione più dettagliata. Quindi potrebbe essere un incrocio, una rotonda, qualcosa di particolarmente complesso o anche con delle pendenze complesse. Allora inseriamo anche il video e inseriamo delle note. Ovviamente le note sono, le dettiamo all'iPad che le scrive in un italiano più o meno corretto e queste diventano aggiuntive già al lavoro che viene fatto. Qui ovviamente adesso mi appare un'informazione perché ci sono delle controlli all'interno del software che richiedono di controllare alcune informazioni che mancano. Ovviamente se io qui sono su Via Risorgimento, se ho qualche edificio, come in questo caso, adesso noi abbiamo un altro edificio, per esempio il padiglione Palazzo Gaddi, noi lo inseriamo come indicazione. Nel momento in cui noi andiamo a restituire al comune l'informazione, il comune entra in un altro campo che è il campo di consultazione. Eccolo qui. Il campo di consultazione dove troverà la nostra proposta, troverà, adesso io non ho verificato ovviamente i costi, però troverà l'immagine, la descrizione prestazionale di quel luogo, le dimensioni di massima, il costo di quell'intervento. In questo caso, avendo già svolto il lavoro, sappiamo che entra nel decimo stralcio e ha valore 0,4 come priorità sul percorso stesso. Cosa vuol dire questo? Vi porto un altro esempio. Corso della Giovecca a Ferrara, sono state realizzate, circa un centinaio di schede, beh, per un valore di 600 e oltre 1000 euro. Allora, l'amministrazione, se deve intervenire, deve capire se ha a disposizione 300.000 euro, quindi la metà delle risorse economiche previste, sono ovviamente sempre indicazioni molto, come dire, molto superficiali di orientamento economico, perché poi dipende ovviamente dal progetto esecutivo e definitivo, insomma, qual è il costo. Reale, però già sa che questo tipo di intervento è al quarto posto su 10, quindi 10 è il massimo, quindi è un valore medio di priorità per quella stessa strada. Quindi io, se ho Corso della Giovecca e ho 100 schede, io so già in ordine di priorità come le posso mettere quelle 100 schede, che è una sottopriorità della priorità di tutto il PEBA, quindi di tutte le strade analizzate. E qui ovviamente se ho un edificio analizzato mi troverò il nome dell'edificio a cui accedo e entro immediatamente dentro all'edificio con le proposte prestazionali all'interno dell'edificio. Quindi c'è un collegamento tra edificio e viabilità pedonale. Posso tranquillamente vedere il listato degli interventi. Se ho voglia di avere una panoramica, insomma, della situazione. Ecco, se voi vedete dal listato, già vi fa comprendere, molto spesso sono situazioni di normale manutenzione, però la buchetta di asfalto che manca e dove accidentalmente ci cade l'anziano, poi può diventare un problema serio, problema anche dal punto di vista legale, perché la persona potrebbe anche rompersi una gamba, un piede, piuttosto che se poi una persona fragile, peggio ancora, si potrebbe rovinare, ribaltare la carrozzina, e via dicendo. Quindi non sono banalità quelle che noi abbiamo ripreso. Le piccole cose, le piccole attenzioni non sono mai delle banalità. Ecco, e quindi io ovviamente scorrendo, anche in questo caso qui, vado dentro, se ne prendiamo una che sia un pochino interessante, entro dentro in questa e scorro. Qui abbiamo sempre il nostro prezzo, il nostro valore di priorità, le normative citate e questo è il particolare presente di un attraversamento posto di fronte a un ingresso
probabilmente, credo io, di una scuola o qualcosa comunque di un ufficio pubblico. E quindi, come voi vedete, noi abbiamo sempre questo collegamento possibile tra gli interventi. Possiamo fare anche di più. Noi possiamo addirittura fare una ricerca nel momento in cui abbiamo ovviamente consegnato un piano, fare una ricerca e ricercare per percorsi, e quindi qui noi ce li abbiamo tutti, ce li abbiamo quelli analizzati. Lo posso fare anche per tipologia di criticità, assenza di una rampa, attraversamento pedonale, oppure lo posso fare anche per argomenti. Voglio capire, in questo caso a Forlì, se mancano o come devo fare per realizzare della segnaletica tattile. Faccio una ricerca. Abbiamo trovato 633 situazioni critiche dove manca una segnaletica tattile. Io entro nel merito di ciascuno di questi e cominciamo a vedere che sono attraversamenti. Andiamo avanti. Ecco, sono tutti generalmente attraversamenti che mancano di una segnaletica tattile. Addirittura per ciascuna scheda io ho i costi, ma si può anche arrivare attraverso un altro stratagemma a sapere quant'è l'ammontare lordo di tutta la ricerca che è stata fatta. Questo vale anche per gli edifici, cioè è la stessa metodologia applicata all'incalata all'interno anche degli edifici. Quindi anche in quel caso io accedo a delle informazioni, delle proposte prestazionali, le scelgo e le inserisco automaticamente all'interno di questo contenitore. Sostanzialmente stiamo parlando sempre di database. Noi abbiamo anche inserito dei disegni, degli schemini, ma sono orientativi perché sono soluzioni standard che abbiamo scelto alla fine, però è chiaro che da qui si parte per arrivare poi a fare il famoso progetto con il suo iter burocratico, amministrativo che richiede il progetto stesso. Ecco, in questo caso siamo su una strada dove addirittura si affacciano quattro edifici, in particolare sono quattro scuole. Provo a cedere sperando di poter condividere. State vedendo sempre lo schermo? Sì, Leris, Sì, sempre benissimo. FileMaker. Ecco. Sì. Perfetto. Allora, noi in questo momento siamo entrati in una scuola che ha l'affaccio sulla strada che abbiamo visto prima. E quindi, entrando all'interno della scuola, io accedo e vado a vedere ovviamente tutte le varie schede che mi è possibile. In questo caso qui, la scuola si chiama Sforza. Queste sono tutte le criticità che ne abbiamo trovato su quella scuola. Vediamo per curiosità se me lo dice, sono 62 schede legate a quella scuola. Bene, io. Leris, però Sì. vediamo sempre le schede dell'urbano, non Ah. dell'edificio. Tu volevi mostrare l'edificio? Quelle non le abbiamo Sì, viste. beh, ma equivalgono praticamente. Se volete interrompo e condivido, ma mi diventa, ho paura di perdere il collegamento dell'immagine. Ah, come Comunque. vuoi, però sì, se era la scuola, sì, non l'abbiamo vista. Vabbè, ci provo allora. Interrompo la condivisione e ci ritorno dentro. Eccolo qua. Adesso voi dovreste vedere la scuola. No, scusate, ho scelto male la condivisione. Ho scelto male la condivisione. Eccolo qua. Ora voi state vedendo gli edifici. Ok? Esatto, sì, vediamo la scuola. Esatto. È il famoso listato, quindi l'elenco di tutti gli interventi di quella scuola che si affaccia su quella via che ho appena visto prima. Quindi entro all'interno di una di queste schede, in questo caso assenza di pavimentazione tattile o plantare, che serve per riconoscere l'ingresso da parte di una persona non vedente o ipovedente. Quindi sono 15 metri, il costo 2.745 euro.
ed è importante, nono e al nono posto su 10 come valore all'interno dei 62 di quella scuola stessa. Quindi è una delle prime cose da fare in quella scuola. L'altro elemento che abbiamo inserito, siccome le scuole normalmente vengono fornite su una base, chiamiamola cartografica, di AutoCAD, allora le scuole le abbiamo inserite all'interno del database. Questo lo facciamo anche con la viabilità pedonale, quindi inseriamo la cartografia del paese, dei percorsi. Ma nel caso del GIS, invece, come poi illustrerà Stefano, si va ben oltre, perché lì addirittura avremo proprio un link che Stefano vi mostrerà e penso che vi mostrerà il lavoro fatto a Verona. Ecco, qui è un ingrandimento, adesso io ve lo allargo sempre di più. Ecco, se notate, come per le strade noi abbiamo dei numeri, dei codici, che adesso poi vi farò vedere. Per gli edifici è la stessa cosa, cioè ogni scheda ha un numero univoco, ogni scheda viene associata a un luogo particolare di quell'edificio. Quindi l'intervento è questo e non può essere nessun altro. Non può essere. Ok, ritorno indietro. Vale la ricerca anche qui come ho fatto per le strade, quindi la ricerca di un intervento per criticità. È ovvio che in questo caso le criticità che io andrò a vedere hanno a che fare soprattutto con gli edifici, quindi le proposte hanno a che fare con gli edifici, mentre invece sulla parte urbana avremo delle parole chiave che hanno a che fare con l'urbano. Io adesso esco da questa situazione e vi faccio Sì. vedere un po' quali sono i risultati. Scusate se. Leris, intanto che ricondividi, chiedono se è possibile, come dire, in accordo con il tecnico del comune, magari anche proporre delle soluzioni diverse. Se non capisco male la domanda, intende proprio qualche modifica al programma, qualche implementazione in più, ecco, di materiali, per esempio, forme sperimentali. Sì, allora, è chiaro, io insisto sempre con la parola magica prestazionale. A me non interessa se lo scivolo viene fatto col marmo di Carrara o con l'asfalto. Mi interessa che quello scivolo abbia quella larghezza, quelle pendenze minime suggerite da noi, perché deve essere fruibile, utilizzabile da tutti i cittadini. Poi è chiaro che sarebbe interessante, come dire, continuare un certo tipo di rapporto, cioè che è un rapporto anche formativo, fra l'altro. Cioè, quando si fa consulenza, in realtà si fa formazione alle persone, ai progettisti. E quindi potremmo anche arrivare a dire, guarda, il marmo di Carrara non lo scegliere perché diventa scivoloso, almeno che non lo tratti in un certo modo, ma allora poi diventa troppo oneroso l'intervento, per cui bisogna passare a un altro tipo di materiale. E allora vi diciamo, ok, porfido però non lo mettere perché costa poco, ma poi si scivola, usa un altro tipo di materiale. Quindi queste cose è possibile farle. Come è possibile fare anche delle migliorie. Le chiamo migliorie, delle personalizzazioni sulla base delle esigenze dell'amministrazione. Io posso avere l'ufficio che ha necessità periodicamente di estrapolare in formato Excel le informazioni che sono contenute nel database, perché lo vuole utilizzare per fare una gara, ecco, e quindi avere tutti i dati possibili, immaginabili, per poter mettere in piedi una gara, e questo è possibile farlo. Si aggiunge un pulsante, esporta in formato Excel e si fa questo. Questo è normale, come dire, è l'abitudine per ogni comune. Infatti non c'è un comune uguale all'altro che abbia esigenze uguali alle altre, se volete simili, ma non uguali. Quindi è possibile fare questo genere di miglioramento. Ecco, io andavo un attimo oltre e vi facevo vedere alcuni risultati. Sono risultati grafici, però è importante comprendere
che cosa può uscire, no? Oltre a un database dove, tra l'altro, scusatemi, ero dimenticato di farvi vedere che a ogni intervento si può accedere poi a un'altra layout, a un'altra scheda che ti consente di indicare l'intervento, se è stato fatto bene, se è stato fatto innanzitutto, e quali sono l'impresa di riferimento, la fotografia al lavoro eseguito, in modo tale da avere una casistica, un contenitore di dati aggiornato, in modo da poter sapere cosa è stato fatto, quanto è stato speso, cosa ci rimane da fare, in quanti anni, eccetera, eccetera, quanti stralci e quanto ancora c'è da investire. E questo credo che sia utile per poter affrontare le programmazioni di ogni amministrazione. È importante anche tenerlo aggiornato. All'aggiornamento noi utilizziamo sempre col medesimo software, un altro layout con un altro sopralluogo. Che ci consente di definire la priorità delle strade o la priorità degli edifici. Questo ovviamente si collega con i database che vi ho fatto vedere prima e definisce le priorità. Perché è importante? Anzi, scusate se saltello qua e là, ma credo che sia importante farvelo vedere. Sì, Leris, sono arrivate diverse domande. Te le pongo tutte alla fine? Cosa Me le poni, preferisci? sì, me le poni alla Sì. fine perché altrimenti perdo dei pezzi che credo che invece sia importante Va bene. mostrare. Sì, vai Allora, avanti allora. No, voi database in questo momento non lo state vedendo? no, No, infatti. benissimo. Quindi io ricondivido, faccio vedere questo altro elemento importantissimo. Quello che voi state vedendo ora è frutto di un secondo sopralluogo che viene fatto, dove andiamo a indicare per ciascuna via tutta una serie di caratteristiche. Sono circa 120 voci che hanno a che fare con i bisogni delle persone più fragili, con i bisogni in generale, direi comunque sempre di tutti i cittadini. Allora, quali sono come dire, le situazioni più importanti? Per esempio, sapere la presenza di edifici pubblici, di servizi pubblici. Se c'è, in questo caso stiamo analizzando, stiamo guardando Via Dante, ha l'azienda municipalizzata su Via Dante. Come ci sono varie rivolte al pubblico e poi ci sono tre fra ristoranti, pizzerie o birrerie, quindi dove c'è una consumazione al tavolo. E, è chiaro che questa è la fotografia del momento che è stata analizzata. Adesso poi una chiave nascosta c'è anche, come dire, la data per sapere quando è stato fatto. Abbiamo una condizione di traffico sostenuto, pedonale sostenuto, veicolare sostenuto, quindi immagino che siamo infatti nel centro storico, zona urbanizzata, manutenzione sufficiente. Però è un percorso che non è protetto, quindi probabilmente non avrà dei marciapiedi. È servito dall'autobus. Rispetto alla pianificazione, adesso qui io trovo dei vecchi termini, ma sono, per intenderci, sono quelli che adesso sono acronimi che sono riammodernati, ma il concetto è sempre quello. Non è prevista nessuna destinazione, nessun intervento, sia dal punto di vista della SPA, della gestione urbana dello spazio, sia dal punto di vista della gestione del traffico. Non è stato citato all'interno del questionario che è stato sottoposto ai cittadini. Non è oggetto per i primi 12 mesi, quindi per il primo anno dalla consegna del PEVA, non è oggetto di interventi. Ha maturato un valore, che è questo. Più il valore è alto, più è prioritaria quella strada. E allora cosa succede? Che, come citava prima Piera, l'importanza di poter aggiornare anche il PEBA. E lo sappiamo tutti, il territorio muta tutti i giorni, ma noi sappiamo anche, per esempio, che su una determinata strada, oggi l'azienda municipalizzata non c'è più, facciamo finta, vabbè, devo entrare dentro nell'aggiornamento dei dati.
L'azienda municipalizzata non c'è più, c'è però, è arrivato un ufficio pubblico regionale. Anche la quantità ha il suo valore. E se io poi vado e poi ecco, diciamo che sono stati anche inseriti che ne so, hanno aperto altri due bar e quindi abbiamo cinque luoghi di destinazione della mobilità delle persone, no? Perché sono luoghi dove si incontrano le persone. E voi vedete, se vi ricordate, prima partiva da 1,80 e qualcosa, adesso abbiamo 111. Cioè è aumentato, cambiando ovviamente l'accesso, la tipologia di servizi, è aumentata la priorità di questa strada Dante Alighieri. Ecco perché è importante, per esempio, ogni anno poter rivisitare le informazioni e poterle aggiornare, perché potrebbe qualche percorso che è previsto al quinto, sesto stralcio, trovarsi al terzo, al secondo, semplicemente perché sono arrivati degli uffici pubblici di interesse, penso all'ASL, penso a qualcosa di particolare, un supermercato, e quindi quella strada non ha più quella caratteristica prestazionale che viene richiesta per quelle tipologie, per quel tipo di presenze, ma cambia proprio perché sono cambiate le modalità d'uso di quella strada, la frequenza di quella strada. E quindi questa era una cosa che ci tenevo a dire perché è un po' il cuore della programmazione della banca dati. È evidente che questa Dante Alighieri e questo numero che stiamo vedendo in fondo viene, si porta dietro di sé tutte le schede di via Dante Alighieri. Quindi tutte le schede assumono una priorità diversa. Se poi delle schede sono già state realizzate, queste non appaiono più nella banca dati, ma sono in un altro luogo nascosto. Giusto perché se vogliamo sapere cosa abbiamo fatto, le possiamo sempre andare a rintracciare. E questo è un po' il lavoro della banca dati. Chiudo e ricondivido la presentazione. Eccola qua. Ecco i risultati. Allora, quello che voi state vedendo sono i risultati grafici, poi dopo con Stefano vedrete i risultati col GIS, ma sono più o meno simili. Cambia ovviamente la grafica in relazione al programma che viene utilizzato, QGIS piuttosto che altri. Questo è un esempio di rilevazione delle criticità in ambito urbano ed è un settore. Noi qui vediamo i settori di questo paese, non vorrei sbagliarmi, ma qui credo che siamo a Gorgonzola, quindi siamo in Lombardia, e questa è la rilevazione di un settore di alcune strade decise con l'amministrazione. Vediamo delle altre, qui siamo sempre in un altro luogo. A Gorgonzola, dove invece viene trattato graficamente il tema dell'accessibilità di un parco pubblico, quindi tutti i luoghi dove bisogna intervenire, i percorsi, perché abbiamo interventi che sono puntuali, percorsi che sono invece lineari, quindi seguono dei percorsi di marciapiedi piuttosto che di sentieri. Quindi interventi lineari, interventi puntuali, interventi di area, perché potrei avere una piazza, un'area circoscritta su cui intervenire. Altro elemento grafico di restituzione, in questo caso siamo sempre su Gorgonzola, e riguarda gli edifici. Questo invece è quello che si sta facendo in questo momento per Sassuolo, quindi la restituzione, ma è importante farvi vedere che ci possiamo anche spingere non la progettazione definitiva, esecutiva, eccetera, ma su una indicazione, un progetto di massima, un suggerimento di massima. Poi dopo è chiaro che sta nel confronto con l'amministrazione capire se è possibile, se è fattibile questa proposta oppure no. Penso solo al caso degli ascensori dove
Noi proponiamo l'inserimento dell'ascensore, ma la valutazione statica dell'edificio per far sì che possa essere inserito un ascensore è tutto un altro mondo, è tutto un altro percorso che è fuori in questo momento dal PEBA, non può entrare nel PEBA perché solo pensare che ci sono 2.000-3.000 interventi all'interno degli edifici e non possiamo immaginare che un PEBA possa contare su 3.000 progetti. Ecco. Quindi c'è un limite proprio anche nella restituzione dei dati. E questo è un altro esempio. Qui è Lucia che avete ascoltato la volta scorsa, qui siamo in un altro paese dove anche qui la grafica dell'informazione è stata curata in particolare per far comprendere dove si deve intervenire. E questo è un po' il risultato. Questo è un altro paese dove abbiamo anche zoomato e quindi nella lettura delle informazioni abbiamo caduta un ingrandimento del luogo di interesse, in questo caso il 942, che è all'interno di questo specchio. Con i GIS ovviamente si va direttamente sulla cartografia georeferenziata. Quindi cosa succede? Che l'ufficio tecnico, come vi ho accennato prima, attraverso il software può gestire il piano nei seguenti modi: attraverso un vincolo economico, cioè io ho come dire, nelle casse mi sono rimasti 10.000 euro e voglio sapere che cosa posso fare nell'immediato per chiudere, utilizzare tutte le risorse economiche che ho a disposizione. Oppure richiedendo tutti gli interventi rientranti all'interno di una determinata spesa legata anche a una tipologia. Vorrei spostare i cestini della spazzatura e quindi quanto mi costa e fare anche delle ricerche incrociate. Più filtri metto all'interno della ricerca, più ovviamente vado al nocciolo della questione. Attraverso una sequenza temporale, quindi ordinando i percorsi secondo un valore di intervento e per stralci, ed è quello che vi ho fatto vedere prima, attraverso tipologie di intervento, ricercando un determinato problema. Io, in accordo con l'azienda, gas e acqua, intervengo andando a spostare, per esempio, tutti i cassonetti che in questo preciso momento sono di ostacolo alla mobilità pedonale. E quindi addirittura questi hanno anche dei costi zero, non sono neanche imputabili alla manutenzione, attraverso emergenze sopravvenute per cause non dipendenti dal programma amministrativo. Abbiamo la Telecom che arriva con la fibra ottica, beh, allora a quel punto si può fare un ragionamento e chiedere di sistemare nel momento in cui ripristino il luogo, di andare a intervenire in qualche modo, andando a migliorare alcuni elementi che il PEBA aveva evidenziato su quella strada. Ecco, i colori me li ero dimenticati, adesso avete visto anche i colori. I risultati attesi. Bene, allora, noi dobbiamo immaginarci alla fine. Come vale per l'interno di un edificio, vale anche per la rete pedonale esterna, urbana. Noi qui vediamo una simulazione, qui siamo di nuovo al Gorgonzola, ma avrei potuto farvi vedere altri, solo che sono molto più lunghi, sono 80 diapositive. In questo caso noi vediamo come attraverso il PEBA, attraverso gli stralci che noi andiamo a suggerire, secondo quel metodo che vi ho fatto vedere, quindi in questo caso noi stiamo vedendo in rosso i percorsi pedonali che diventeranno accessibili con il primo stralcio. Sarà così il secondo, il terzo, il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono. Vedete che è quasi una ragnatela dell'accessibilità che si diffonde sul paese, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo stralcio. In questo paese sono stati, stabilendo ovviamente una soglia per ogni stralcio, soglia economica, sono stati definiti 14 stralci messi in ordine di priorità.
E quello che voi vedete è il risultato dell'accessibilità che avrà quel paese al termine del 14° stralcio. Quindi l'importanza delle priorità, l'importanza delle informazioni, queste sono immagini che poi farà vedere anche Stefano per Verona, e quindi la possibilità attraverso un link apposito entrare direttamente sulle schede, ed è interessante perché nel momento in cui noi utilizziamo il GIS possiamo anche restituire le informazioni alla cittadinanza e quindi dimostrare che si stanno facendo anche delle cose. Altro elemento, la nuova frontiera. La nuova frontiera che stiamo cercando di portare avanti con le linee guida della regione Emilia-Romagna è quella di andare a ragionare in termini anche di visitabilità urbana. Ve l'ho accennato all'inizio. Se io sono in un paese, in questo caso è Castelnuovo Monti, che è stato già oggetto di un FEBA, se io sono in un paese dove i marciapiedi non ci sono perché le strade sono troppo strette, dove la pendenza della strada è superiore a quella che potrebbe essere la pendenza di uno scivolo, secondo la normativa, io ho la necessità a questo punto di spostare completamente l'approccio del PEBA. Non sono in pianura, sono in un luogo come la maggior parte dei comuni d'Italia, dove devo ragionare e intervenire in termini di isole. Cioè devo andare a individuare su quel territorio gli elementi accentratori di relazione dei cittadini che frequentano i cittadini, i servizi che sono presenti, gli eventuali agganci con la mobilità trasportistica e arrivare a definire in qualche modo, ecco, adesso qua. Andare a definire in qualche modo delle isole da attrezzare, isole che probabilmente godono già anche di una certa situazione pianeggiante, dove è più sostenibile, dove è più fattibile l'inserimento di proposte prestazionali per migliorare l'accessibilità di quel luogo. E allora ecco che io mi sposto attraverso il trasporto pubblico attraverso l'auto privata, ma comunque faccio sempre in modo di poter accedere nella piazza dove ho il forno, dove ho il bar, dove c'è l'ufficio postale, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso l'approccio è completamente diverso, è la trasformazione del territorio, la suddivisione in isole, cosiddette accessibili. Ultimi ragionamenti, poi vi lascio alle vostre domande. Nel momento in cui noi facciamo queste indagini, restituiamo attraverso una relazione finale che seguirà l'iter di approvazione della PEBA, ci piace anche inserire una serie di riflessioni. Per esempio, in questo caso, Mezzo, città, provincia di Milano, emerge fortemente il problema dei dislivelli, cioè la maggior parte dei finanziamenti vanno a cadere sul tema dislivelli, poi dopo la pavimentazione, gli ostacoli, cioè quasi come se le cose che noi abbiamo, come dire, in testa, no? Come barriere un po' stereotipate, parcheggi, gli attraversamenti, gli ostacoli, in questo caso sono il problema minimo. Problema massimo invece sono proprio i dislivelli che bisogna affrontare con ovviamente un investimento importante perché stiamo parlando di 2 milioni di euro. A Comacchio abbiamo invece una realtà leggermente diversa, una realtà dove il problema principale è la inadeguatezza della pavimentazione. Mancanza quindi di manutenzione sostanzialmente ci fa capire un po' come le cose sono state portate avanti nel tempo, negli anni, assenza di percorsi accessibili. Poi abbiamo un altro tema che prevale abbastanza più di 500 mila euro, che sono l'adeguamento dei passi carrai. Questo è un tema che vorrei sottolinearlo e metterlo in evidenza anche con voi.
che è frutto di una politica sbagliata, poi dopo ognuno la pensa come gli pare, di una politica sbagliata nei confronti del privato, ovvero al privato gli è stata concessa troppa libertà di decisione. O meglio, il privato può uscire, esce abitualmente come un passo carraio, secondo le sue necessità, secondo i bisogni della sua auto, ma attraverso il marciapiede che è pubblico, e molto spesso questi marciapiedi che apparentemente potrebbero essere accessibili, di fatto ad ogni passo carraio diventano inaccessibili. E allora bisogna affrontarlo alla radice, il problema, proprio attraverso gli strumenti urbanistici che abbiamo a disposizione. In questo caso, gli scivoli, scusate, la pendenza, i passi carrai diventano un elemento di investimento molto serio, come lo sono anche gli scivoli con la pendenza eccessiva. Questi scivoli, cioè più di 400.000 euro che bisogna reinvestire per rifare gli scivoli che sono stati fatti con l'idea di abbattere le barriere architettoniche, ma essendo fatti in maniera sbagliata, allora vanno rifatti con la pendenza adeguata, vanno rifiniti meglio. La sostanza è che anche qui abbiamo un intervento importante su quelle che sono le cosiddette nuove generazioni di barriere che vi citavo all'inizio dell'intervento. Poi tutti gli altri sono temi abbastanza superflui. Qui invece abbiamo una lettura sugli edifici, Comune di Forlì. Sugli edifici analizzati vediamo che è preponderante l'investimento sui servizi igienici. Anche qui apro una parentesi. Molti, diciamo, diversi di questi servizi non ci sono e quindi vanno fatti ex novo, ma molti di questi servizi sono stati fatti, gli è stata attaccata anche la patacca dell'accessibilità, ma non sono accessibili. Perché? Perché sono servizi che rispondono a una normativa abrogata nel 1996, famoso 384, DPR 384, abrogato, e quindi il fatto di continuare a realizzarli in quel modo, il fatto di utilizzarli, di accessoriarli con sanitari speciali, diventa veramente un costo esagerato e sono soprattutto inservibili. Quindi la nostra proposta normalmente è quella di attrezzarli nel miglior modo possibile con un occhio attento all'uso della bellezza, perché la bellezza sarà un nuovo concetto che continueremo, abbiamo già iniziato a portarlo avanti, proprio sul tema degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi anche qui noi possiamo notare che la maggior parte degli investimenti del comune ricadrà sulla manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Comune di Forlì non ha fatto molto per le persone non vedenti, quindi abbiamo 234.000 euro di investimenti solo su temi legati ai non vedenti e quindi all'orientamento e alla sicurezza delle persone non vedenti e ipovedenti. Vado verso la fine. Qui siamo sempre nella città di Forlì, dove abbiamo sull'elenco dei palazzi scelti, che sono circa una ventina, per un valore di investimento di circa 2 milioni di euro, sono stati selezionati, ridisposti, in qualche modo riorganizzati gli edifici all'interno di stralci, ma in relazione ai percorsi, perché come vi ricordate, a Forlì si è fatto questo ragionamento corretto, edifici e percorsi pedonali accessibili. Quindi, sulla base anche delle priorità dell'area della rete pedonale, sono stati definiti gli stralci anche per gli edifici, con ovviamente quegli importi che state vedendo, che si aggirano mediamente intorno ai 200.000 euro, 250.000. Una delle ultime cose, manutenzione. Manutenzione ormai è risaputo,
più della metà dell'investimento economico lo si può associare alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Queste sono alcune torte fatte in alcune città alla fine dei PEBA e lo dimostra che questa teoria è una teoria, come dire, corretta e dobbiamo semplicemente pensare di fare una manutenzione, come dire, con un pochino più di attenzione. Il prossimo futuro, per cui voi siete qui all'interno di questo corso, è proprio quello di andare verso, come citava prima Piera, verso un piano prestazionale. Quindi prestazione che deve rispettare la morfologia del territorio, le abitudini, le necessità dei cittadini e non è semplicemente un elenco della spesa, come spesso si usa fare. Concludo dicendo che, anzi, scrivendo, che abbiamo bisogno di una città il meno discriminante possibile, costituita da cittadini consapevoli della vulnerabilità umana, delle fragilità che ciascuno di noi ha e la disabilità è soprattutto frutto di un ambiente ostile e poco tollerante. L'accessibilità non è una soluzione tecnica ad un problema, bensì un concetto, un ideale a cui si deve tendere in qualche modo per ottenere la parità dei diritti e dei doveri. Un'uguaglianza, qui c'è un errore mio, fatto di notte, un'uguaglianza di fatto che consente l'inclusione di ciascuno e di tutti. Ecco, ora sono pronto per essere subissato di domande. Esatto, subissato perché Anzi, veramente ce ne sono diverse. prima vi saluto perché devo finire la mia presentazione, poi Ottimo. mi rimando. Ecco, con questa bellissima immagine di Reggio che vi ho. L'abbiamo persa, Leris. È Puoi tornare indietro? un flash. È un flash. Sì, è un flash. È la piazza di Reggio Emilia, vero? Sì, ma soprattutto sono i bambini che Proprio. utilizzano la piazza Sì, come sì. Come salotto, ecco. gioco. Ok, Eccola, come sì. gioco. Allora, Bene. cominciamo. Sì, ci sono diverse domande. Tornando un Sì. po' all'inizio del tuo intervento. Allora, chiedono, non ho compreso come si chiama il software che il dottor Fantini sta mostrando. È freeware, cioè gratuito, o è in licenza? No, è in licenza. È in licenza e poi adesso non sappiamo neanche se fra qualche anno continuerà. Voi non so chi è appassionato un po' di informatica sta vedendo una serie di cambiamenti, no? Per cui ormai non c'è più il CD che circola, le password nascoste, le date di sottobanco. Adesso ormai si collega tutto a internet, il mondo è tutto controllato da qualcuno e quindi anche un software. Devi iscriverti su internet, quindi lo devi pagare, lo paghi ogni anno, è un Sì, ad abbonamento, quindi abbonamento, è no? abbonamento e quindi Abbonamento. diventa sempre più difficile. Però questo non toglie, come è successo in alcune città, che ribadisco, vi farà poi vedere Stefano, il software è servito a noi internamente per lavorare al meglio. Poi a qualche comune piccolo che non è dotato di GIS, lo si dà anche, ovviamente, nella versione che abbiamo noi, però in realtà i comuni grandi, il software viene, l'esportazione dei dati viene portata tutta all'interno del sistema del comune, per cui se loro hanno un GIS, possono ricostruire alcune maschere a loro uso e bisogno con i dati che noi abbiamo rilevato. Quindi è Infatti possibile. un'altra domanda dice proprio questo, se questo programma può essere messo a disposizione di tutti i comuni che iniziano la redazione del PEBA. In questo modo, Diciamo, come hai detto. sì, allora, diciamo che no, il programma in sé non credo perché, ma anche per una ragione, nel senso che stiamo lavorando col pubblico, con dei programmi, con la diffusione, cioè è una situazione un po' delicata. Però questo non toglie che possiamo anche ragionare su un abaco di soluzioni che possono essere adottate. Cioè le linee guida poi possono diventare anche degli strumenti che mettono, come dire, in accordo
condivisi fra i vari comuni e quindi possono diventare strumenti uguali un po' per tutti, a disposizione dei comuni. Quindi soluzioni che devono essere fatte in un certo modo, benissimo, si possono fare benissimo. Guarda, su questo ci sono diverse domande. Anche per esempio adesso chiedono l'applicativo che viene fornito per la gestione dei dati è gratis. Allora, questi sono programmi a uso Questo interno. chi ha fatto la domanda lo sa. grazie. No, è gratis, in effetti, esce una runtime da tutto questo lavoro che vi ho fatto vedere, una runtime che può andare sia su piattaforma Mac che su piattaforma Windows, che su piattaforma Linux. Noi su Linux non abbiamo mai dato nulla perché non ci è mai stato chiesto, quindi non sappiamo come va. Sulle altre due invece sappiamo che va e che funziona. Quindi su piattaforma, per esempio su Windows, tranquillamente può essere esportato. Finché la casa madre ti dà la possibilità, nel momento in cui ti toglie questa possibilità, ci rimane solo l'esportazione dei dati su sistemi che possono essere anche sistemi liberi, che i comuni possono avere a disposizione. Ho capito. Adesso qui un'altra domanda dice infatti che la regione ha intenzione di fare apposito programma simile a questo per la rilevazione delle criticità da fornire ai comuni? Allora, qualcosa vi deve aver spiegato, indicato Michele Pranz al primo giorno di intervento, ovvero la Regione Emilia-Romagna non lo sappiamo cosa intende fare. Sappiamo che la Regione Friuli questo diciamo, l'ha messo in piedi attraverso un software house, quindi con un programma completamente nuovo, ma che ripercorre in qualche modo la filosofia di ciò che abbiamo visto prima, ma con un'idea a monte che è quella di poter avere il quadro, la fotografia di tutta la regione, ma stiamo parlando del Friuli, che è una dimensione molto più piccola dell'Emilia-Romagna, e con la possibilità di un uso futuro degli stessi dati per promuovere l'accessibilità turistica per l'Emilia-Romagna, questo Non lo no, sappiamo. non lo sappiamo, no? Allora, un'altra domanda. Buongiorno, intanto complimenti. Avrei una domanda. Non mi è chiaro se all'interno del campo gestione priorità il punteggio su 10 viene generato automaticamente. Se sì, sulla base di cosa? Entità, tempistiche di inserimento della scheda, costi? Grazie in anticipo. Sì, tutto questo più dell'altro, nel senso che c'è un algoritmo all'interno che è stato sperimentato negli anni, è corretto nel tempo e comunque lo correggiamo e comunque ci tengo a dirlo, ragionando con dei software, i software sono ignoranti e quindi è la mente umana che poi controlla, gestisce e guida i software. Diciamo che questo a noi ci aiuta per il 75-80% nella gestione delle priorità. E questo è importante quando tu ti trovi a dover gestire 200 strade, 200 edifici, non è banale quando parliamo di migliaia e migliaia di schede. E quindi potersi, come dire, avvicinare all'80% di ciò che è il tuo desiderio di priorità, questo credo che sia molto importante. Però sono dei pesi che vengono dati all'interno di ciascuna voce sulla base proprio dell'esperienza e della relazione ci tengo a dirlo, della relazione con le persone. Per una persona, vi faccio un esempio stupidissimo. Voi non l'avete forse notato, ma per esempio già le scuole secondarie sono divise per indirizzo tecnico, umanistico e commerciale. Non è un caso, perché questo per esempio è legato alle possibilità future di una persona con una disabilità di poter un giorno andare a lavorare. Quindi probabilmente farà molta fatica a lavorare vicino a un tornio, in un'officina meccanica, mentre invece sarà più avvantaggiato se lavora nell'ambito del commercio, in un'amministrazione o fa l'insegnante, quindi
affronta materie umanistiche. Quindi quell'edificio, quella vocazione di quella scuola ha un peso diverso, ha proprio ragione delle esigenze delle persone più fragili. Un bar ha un Grazie. peso minimo, il forno, il panettiere ha un peso diverso, perché tu del pane non ne puoi fare a meno, mentre invece del drink forse sì, è una battuta. Certo. Magari una persona celiaca forse preferisce il drink. No, ancora su questi parametri, l'ERIS chiedono, quindi ogni parametro movimentato viene assegnato un valore che viene sommato o moltiplicato agli altri? Sì. Così. Sì. È così, come la presenza di piste ciclabili, di fermate dell'autobus o di altro, ecco, se c'è un marciapiede non c'è, insomma, sono tutti pesi che devi mettere sulla bilancia quando definisci la priorità. Inoltre, aggiungo che anche il tipo di intervento, cioè la sottopriorità che vi avevo fatto vedere sulle strade, il tipo di intervento non solo si collega con la necessità prioritaria di mettere in sicurezza quel percorso, ma anche dalla fattibilità di quell'intervento rispetto all'insieme delle cose. E quindi sì, io potrei avere un intervento che richiede tempo, disegni, permessi della sovrintendenza, beh, questo assume una priorità maggiore rispetto a un banale intervento di chiusura di una buca con l'asfalto. Certo. Adesso invece una domanda sulle tempistiche. Quanto tempo serve mediamente per il rilievo delle criticità di una città di medio-piccole dimensioni? Con questi sistemi qui, circa 6 mesi, forse neanche, ma cioè non è neanche corretto fare questo ragionamento, nel senso che ne hai diversi di lavori, quindi programmi 6 mesi, perché sai che in 6 mesi nell'insieme riesci a portarlo avanti. Se dedichi solo il tempo per quello, probabilmente in 2 mesi e mezzo lo fai. Se ti danno poi, e qui ci tengo a dirlo, le cartine non aggiornate, le planimetrie senza i nomi delle strade, senza i marciapiedi, allora ci vogliono anche 10 mesi, perché Certo. veramente non riesci a lavorare, insomma. Certo. Importante anche come ti danno le basi informatizzate, insomma, se sono aggiornate oppure no. Bene. Un'altra domanda. Sono previsti corsi di formazione al personale degli uffici per l'utilizzo del GIS, per la gestione degli interventi e l'aggiornamento delle opere pubbliche necessarie? Allora, io non sono un programmatore, non appartengo a una software house, faccio lo sbarierologo e quindi non so se QGIS Si possono prevedere, si possono forse. prevedere, possono fare una richiesta all'interno dell'amministrazione, organizzare un percorso, una formazione sull'uso di questi sistemi. Io credo di sì, insomma, anzi. È una crescita dell'amministrazione, del personale dell'amministrazione. Certo. Allora, chiedono ancora, il PEBA può considerare in qualche modo anche barriere di tipo temporaneo, quali i sacchi e i contenitori della raccolta differenziata che ogni sera vengono esposti sui marciapiedi? No, no, perché non è serio. Oggi è qui, domani è là. Quindi non è possibile. Però diciamo che ci siamo spinti attraverso anche alcune indicazioni che hanno a che fare con l'accessibilità dei cassonetti. Quindi molto spesso noi ci troviamo con i cassonetti che hanno l'imbocco sul lato della strada e non sul lato del marciapiede. E noi questo lo indichiamo. Se l'imbocco non è, perché l'imbocco non è accessibile, quindi è un cassonetto che non mi serve, e se noi vogliamo ragionare in termini di autonomia, io devo essere autonomo nell'uscire di casa con il mio sacchetto della spazzatura, raggiungere il cassonetto, ma anche imboccare, come dire, il cassonetto con il sacchetto, il
quindi riuscire, perché altrimenti se devo andare sulla strada c'è una condizione pericolosissima. Oltretutto, spesso i cassonetti non sono accessibili per ragioni di altezza, perché vanno caricati dall'alto, e quindi questo non funziona, insomma. Noi, fra le varie proposte, abbiamo anche la proposta dei cassonetti accessibili, perché in questo momento non è, come dire, un'idea che ancora ha trovato agganci con le aziende municipalizzate, quindi sono dei prototipi che si vedono in giro per l'Italia, ma non sono adottati in maniera standardizzata come gli altri. Abbiamo realizzato una ricerca come CERPALERIS, se ti ricorderai, a Ravenna Perera, proprio Sì, sull'accessibilità dei cassonetti o comunque ecco, su questo certo. tema, perché sarebbe un tema ecco, a sé. Sì, come anche le nuove isole dove trovi un pochino tutte le funzioni delle varie tipologie di spazzatura, di rifiuti, che sono tutte alte, sono. Quindi c'è ancora molta disattenzione in quel caso. Secondo me bisogna fare una riflessione seria. Come noi prevediamo una percentuale di bagni accessibili all'interno di una batteria di bagni, dovremmo anche cominciare a pensare a una percentuale di cassonetti per batterie di cassonetti nelle isole ecologiche. Certo. Allora, c'è un'ultima domanda del nostro architetto Venturelli che ha posto anche la volta scorsa. Lui insiste su questa, sulla data degli edifici realizzati prima o dopo l'89, ma non sono controlli questi che rientrano all'interno di un PEBA, non spetta a un tecnico che deve redare un PEBA fare questi No, controlli. no, anche perché allora, un tecnico esterno, nel momento in cui si affronta un PEBA degli edifici, è un percorso tutto in salita, prima di tutto, perché non hai sempre le persone giuste che ti guidano all'interno dell'edificio, che ti danno le informazioni corrette, prima cosa. Seconda cosa, la valutazione che viene fatta è una valutazione, è una fotografia di quel momento. Quindi, che l'abbiano fatto prima dell'89 o dopo l'89, se è sbagliato, comunque viene indicato. Non mi interessa se hanno sbagliato dopo l'89. Questo è un altro tema che può essere affrontato anche in altra sede. Ma per quanto riguarda il PEBA, se c'è un errore, quell'errore deve essere evidenziato. Ecco, una cosa che vorrei che mi ha ricordato questa domanda è un altro fatto. Cioè, noi quando ragioniamo per gli edifici, pensiamo sempre all'accessibilità per gli utilizzatori dell'edificio, gli utilizzatori esterni dell'edificio. Ci dimentichiamo spesso che gli edifici pubblici sono soggetti all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. E quindi nell'inserimento lavorativo la lettura che deve essere fatta dell'edificio è molto più approfondita, perché la persona che lavora all'interno deve poter andare in determinati luoghi, ovviamente sempre in relazione alla propria disabilità, ai limiti che la persona può avere rispetto all'ambiente e alle mansioni a cui viene destinato. Però noi teniamo conto anche di questo tipo di approccio. Quindi Certo. penso solo all'accessibilità dei sistemi di sicurezza, dai contatori generali all'accesso agli estintori, all'accesso agli allarmi antincendio, le chiamate, citofoni, cose di questo genere qua. Certo. Allora, se non ci sono altre domande, direi che abbiamo finito.